Né signore, è un'anomalia. La butto lì. Cos'è, un prete? Ok, ciao. Grazie per il suo spettacolo. Addio. Ehi, hey, gente, questo è il video, benvenuti sul canale con una nuova serata Indie Horror. Oggi torniamo con Minimum Observation Duty 6, ultima uscita della saga che veramente mi sta trattenendo da morire. Versione 1.0, quindi non ho ancora ricevuto alcun update dall'ultima puntata che ho portato, però non significa che sia... sarà meno bello, in quanto non ho trovato nessun bug, nessun glitch, quindi è stato abbastanza divertente come episodio. Però adesso dobbiamo scegliere una mappa diversa. Dicevo, quella roba che compare lì in fondo al corridoio, madonna, sei inquietante. Fa paura. L'ospedale fa paura. Ma sapete cosa fa più paura dell'ospedale? L'università. Dio mio. Brutti tempi. Oh, dimentichiamo. Oh, dimentica. È già passato. Allora, l'università di Redatto, ovviamente per motivi di privacy non possiamo dire il nome, ha dovuto terminare l'anno scolastico anticipatamente a causa di rapporti di numerosi eventi anomali. Gli studenti hanno segnalato numerose casistiche di sparizioni di portatili, quaderni per gli appunti e oggetti personali. Durante una delle classi, la silhouette di un uomo gigantesco è stato visto in fondo alla classe dall'insegnante. Una degli studenti ha segnalato di aver sentito rumori particolari, strani, arrivare dal tetto dell'edificio principale durante una delle sue sessioni notturne di studio. Mamma mia. Il corpo di uno studente... Ah, oddio, qua si fa serio. Il corpo di uno studente è stato trovato sul territorio dell'università, causando l'università di... Redatto di chiudere, di agire per i rapporti finalmente. E un'esaminazione iniziale sembra suggerire che al corpo è stato prima effettuata un intervento chirurgico, un'apertura chirurgica del corpo, e poi è stato violentemente perforato da un, come cavolo si chiama, da un trapano, trapanato violentemente da ciò che sembra un trapano industriale. Oh mio Dio. Ok, si fa inquietante. Ah sì, ok, come dicevo, infatti questa è la mappa iniziale. Guardiamo subito veloce. Auditorium. Ok, dobbiamo ricordarci un po'. Vabbè, c'è tanta roba da ricordare, porca miseria. Le anomalie sono state precedentemente... sì, la stessa cosa dell'altro giorno, stai zitto un attimo. PC sul primo. Ok, 3 PC. Oh Gesù, questo sarà impossibile da ricordare. Ho l'impressione che era stato prima o poi mi guarderà in faccia. E qui c'è l'orologio. Dovrò tenere d'occhio l'orologio perché mi avete detto nei commenti che effettivamente questa non è una porta aperta, no? Mi avete detto che nella puntata precedente un orologio stava andando al contrario e non me ne sono accorto. Ottima segnalazione, infatti ho guardato e avete ragione, colpa mia. Non me ne sono accorto. Questa è una lampada per illuminare la statua, quindi niente di strano. Lo scheletro così in mezzo alla stanza, normale, normale. Ok, quindi c'è uno scheletro, mi fa pensare che sia una università dove si studiasse medicina. Allora, ha più che senso studiare di notte fino a tardi. Diciamo che la medicina è una di quelle università che considero serie. Ci sono delle università che considero, diciamo, non essenziali per certe mansioni, però medicina ovviamente è uno dei campi rispettabilissimi, che non toccherei minimamente. Economia invece ci cagherei in testa, vaffanculo. E io l'ho fatta. Non c'è mezzo rispetto. Allora, qui che cosa abbiamo? Niente? Non lo so. Dobbiamo ricordarci anche a questo. La porta è aperta, però va bene, apparentemente. Niente di strano. Telefono, PC, mouse. Niente di strano. Due trofei. Non lo so, lui mi sembra strano, non mi convince. Ma era così, col dito alzato, Sharingan tipo, Naruto, evoca il suo clone. Era così, anche lui, non mi ricordo se fosse così. Che dobbiamo tenere d'occhio tutto, porca miseria. Questo non mi pare fosse acceso. No ragazzi, qua è impossibile ricordarsi tutto. È disumano. E c'è la miseria. What the fuck? Ma sei pazzo? Come faccio io a ricordarmi tutto a memoria? Gesù? No, raga, io non ho... Forse questo si è mosso.
PC, non mi ricordo neanche se il PC fosse acceso. Porca miseria, ok che mi sono appena svegliato però. Dio mio. Difficilissima sta roba. Ma perché c'è troppa roba, troppa roba. Ok, l'orologio è fermo. Ah no, non è fermo. Ok, no, è giusto, sembrava fermo. Invece no. Sono proprio accorto di qualsiasi genere di ipotesi, cioè non vedo... Ok, questo sicuramente non era così. C'erano i polmoni di qualche paziente. Grazie. Vabbè, iniziamo bene. Una l'abbiamo trovata. Almeno non moriremo con disonore, diciamo. Una l'abbiamo trovata. Parte del nostro lavoro è stato effettuato. Questa borsa qui non me la ricordo. C'era sicuramente, semplicemente non me la ricordo perché non me la sono messa in testa. Sì, avrò bisogno di più di un tentativo per ricordarmi tutto. Questo non me lo ricordo. Cioè sicuramente c'era, però nel dubbio. Qui erano tre. Forse uno in più. Uno di troppo. Tu. Non mi convince questo. Due sedie, due sgabelli, vabbè. Sgabelli, sedie, uguale. Ci si siede sopra, la funzione è la stessa, quindi. Oh. Non c'era un terzo, una terza poltrona qui? Può darsi? No, non c'era. Courtyard, auditorium, library, tutto uguale. Non sembra essere cambiato nulla. Nell'auditorium. Je ne sais pas. Difficile, questo è difficile. Sarò onesto. Qui è complicato. Proprio zero, eh. Non ho mezza speranza di vincere questa al primo tentativo. Anche se volessi proprio. Ehi, tu ti sei girato. Tu non mi stavi guardando prima. Tu stai... Oh, Gesù. Ok. Beh, piuttosto palese. Mi pare sia sparito qualcosa dal tavolo qua. Non c'era qualcosa sopra. Mi pare ci fosse qualcosa sopra. Ehi! Buongiorno, è arrivata l'arrotino. È arrivato l'arrotino. Donne! Donne, è arrivato l'arrotino. Qui qualcosa non mi convince. Dio mio. Eh sì, sono fregato. Donne, è arrivato la routine. Voi vedete qualcosa? Ditemelo, se voi vedete qualcosa fatemelo sapere nei commenti perché io al momento sono veramente cieco. Sto campando di segnalazioni tattiche. Qui è sparito qualcosa, mi sa. Qui c'era qualcosa su questo tavolo. No, è sparito un tavolo. È sparito un tavolo. Dio mio. È completa. Qui c'è qualcosa che non va. Non ero ironico. Non l'ho proprio visto. Dio mio. Ok. Cespugli sono cambiati? Che dite? Segnalazione tattica dei cespugli. Vabbè, ogni tattica è valida finché porta alla vittoria, no? Oh sì. Quante cose ho segnalato di serie? Tre, mi sa. Tre cose giuste azzeccate. Tutto il resto buona fortuna. Ok, lui è cambiato. Lui era un tizio che guardava senza... Cosa? Azzeccato? Oh sì, era sparita della roba, avevo ragione. Stupito. Era sparita della roba qui. Ok, ottimo. Ok, il quadro è giusto. Cos'altro c'è di strano? Cos'altro c'è di strano? Qui non c'era niente. Non c'era un po' di roba anche su questi tavoli. Può darsi. Può darsi, no? Non so come mai mi ricordavo che ci fosse qualcosa qua sopra. Qui è sparita un po' di roba. No, qui è sparita un po' di roba. C'era un po' più di roba qua. Qui... Cosa? Mi devi dare un intruso? Qualcosa di... Mi pare che questo non guardasse in quella direzione. Il pensatore. E invece sì, guardavo proprio in quella direzione, maledetto.
Qui non c'era questo portatile, c'era solo la cartella. Il portatile non c'era. C'è sempre... Cosa? Mi prendi per il culo? C'è sempre stato il portatile? Mi sembra di sentire qualcosa. Lo sento anche a voi. Il barattolo ballerino. Che orribile. Il barattolo ballerino abbiamo beccato. Altro non vedo. Mouse, c'è tastiera. Due telefoni. Finora ci siamo. Questo? Sempre stato così. Qui? Non sembra esserci niente di strano. Devo ricordarmi le 3 borse, 4 borse. Ormai tutto potrebbe essere cambiato e questo è il punto. Questo isolato, questo è asociale, non voleva unirsi a tutta l'altra squadra. Ma poi chi è che lascia il PC all'università? Cioè, raga, chiunque potrebbe toccare il vostro materiale. Cioè, vi sembra? Puoi essere così tonto? C'era qualcosa su questo tavolo? Anche questo non me lo ricordo. Forse qui c'era una panchina ed è sparita. Altro non mi torna. Questo si muove. Qui non vedo niente. Oh, la luce. Lights. Lab. Forse ho sparito qualcosa da questo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Laboratorio, auditorium, courtyard. Non ha cambiato niente lì. La lavagna? Non c'erano degli appunti sulla lavagna? Delle scritte? Mi sa di sì. O forse no. No, non c'era niente. Aspetta, no, non c'era niente. Se il PC si è girato verso di me. Questo? Non... C'è qualcosa di strano. Distorsione? Libreria? Non me lo ricordo questo. Mi sembra di essere ritornato indietro, no? Allora sei tu che non c'eri? Ah no, è sparita la finestra. È sparita la finestra, ok. Ci sono. Ok, tutto chiaro. C'era, tutto a posto. Donna mia, quanto è subdolo sto gioco. Non sto notando niente. Cioè, può darsi che sia cambiato qualcosa, ma così su due piedi non vedo niente. È interessante però, cioè, sicuramente è molto, ma molto migliore rispetto al 5. Mi piace molto di più. Non che il 5 fosse brutto, però l'aggiunta dei colori, il sistema quasi completamente cambiato, perché comunque è lo stesso gioco sulle segnalazioni, però già il fatto... Oh, queste non c'erano. Già il fatto di poter segnalare così in maniera diversa, l'approccio diverso, il fatto che sia più inquietante, è diciamo molto innovativo, mi garba molto. Aspetta, ma sono auditorium, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ci sono tutte. Questo non mi convince. C'era? Ma che cavolo? Di memoria c'ho. Ma sta giocando con me sto gioco. Non sono io che sto giocando il gioco, è il gioco che sta giocando con me. Maledetto. Vedete qualcosa? Cespuglio. Report tattico del cespuglio. Lo scheletro si è già mosso, quindi sarà bravo per tutto il resto della... Oddio mio! Non mi pare ci fosse una testa amputata. Non mi sembra affatto opportuno metterla dentro un'università in questo modo. Oddio. Vai a sparire quella testa. Copri le tracce del mio crimine. Mi pare che questa sedia si sia spostata di un po'. Non tanto, ma il giusto da creare questo disturbo visivo. Che finora non avevo. Oh, questa non c'era. Aspetta un attimo, questa cartella non mi pare di ricordarla affatto. Che bastardo! Mi prende proprio per il culo sto gioco. Lo schermo è sempre stato così. Cioè, sì, era acceso, me lo ricordo, però è sempre stata questa immagine. No.
Niente. Cosa, non è che ti sei spostato, io non me ne sono accorto. Sto laptop veramente mi mette troppo disagio, perché io mi ricordavo al 100% che non ci fosse. Oh. Per la barba di Nettuno. Non ho speranze. Non ho speranze. No, proprio non vogliamo andare d'accordo qui. No, c'è stata. Lascia perdere, c'è sempre stata lì. Sedie, è vero, non ho contato le sedie. Sì, sono a paia, quindi credo che alla fine, alla fin fine sia tutto a posto. Oi! Salve! Questo sarà il corpo del studente che è stato trovato, diciamo, killato, che ha terminato, diciamo, i suoi studi anticipatamente. Probabile. Vabbè, non so a chi cazzo la stesse facendo la domanda, però... Lui lo sa. Cazzi suoi. Mi sono sparite dalle fialette, vero? Queste le segnalate? Cioè, sì, è da un po' che le sto tenendo d'occhio, però... Questo barattolo non mi pare ci fosse qui. C'erano solo questi tre qua. Vero? Dimmi che ho ragione. Oh, aspetta! Questa non c'era. 100% che questa sedia è di troppo. Questo sgabello è di troppo, di sicuro. Massimo era qua dentro. Cosa? Io adesso mi sono accorto di questo sgabello, ve lo giuro. E sono 10 minuti che sto giocando. Stai scherzando? What the fuck? Che gioco su Ino? Mi prende proprio per il culo, eh. E non si vergogna minimamente a farlo. Dio mio. Mi sta dando del beffardo e proprio ha ragione. Ha assolutamente ragione. Poi ci sono delle panchine di troppo, cioè... Stiamo guardando... Siamo a teatro, stiamo ammirando l'università. Ok, sistemato. No, veramente, sto sgabello, mi mette troppo a disagio. Troppo a disagio. Culo. Oh, sti vasi non c'erano, sono sicuro. Non c'erano sti vasi, 100%. No, no, non mi freghi. Sti vasi non c'erano. Non ti permettere. Non ti permettere di giocare con la mia intelligenza. Ci sono delle cose su cui sono 99% insicuro. Quello non c'erano quei vasi. Su quello ci avrei scommesso le mie pantofole. Sto schermo non era acceso. Mi pare di sì. Credo di sì. Ok. Sto sgabello veramente, io lo rinfilerei sotto solo perché mi dà fastidio. Non mi convince affatto. Qui sì, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. E dove il mare luccica? E apre la morte il vento. Allora, qui forse c'è un cespuglio. Forse. Può darsi. Ipotizzo. Lancio la mia teoria. Niente. Oddio, qua... Questo non c'aveva i sopracciglioni così. Sono sicuro. Sono sopracciglio o sono occhi extra? Quale delle due? Ok, sicuramente era una malia. Almeno. Il signore è un'anomalia. La butto lì. Cos'è, un prete? Ok, ciao. Grazie per il suo spettacolo. Addio. Incontra il principal? Era il preside quello? Ok. Abbiamo incontrato il preside, ragazzi. Qui è cambiato qualcosa. Forse è sparito un computer qua. Niente. Niente di fronte al mare di Sorrento. Oh, oh, qui c'è qualcosa. No, è sempre stato così, aspetta. Però... Così. Se ho la possibilità, perché non approfittare? Nulla, proprio nulla. Questo era giusto. Courtyard, auditorium, tutto a posto. Questo è un po' spostato.
qui non c'è niente. Qui è tutto a posto. Oh, wait, wait. Cosa? Azzeccato? Cosa cazzo segna? Ah, sì, si erano spostati i cosi. Ok, ottimo. Qui abbiamo un problema di luci. Lights, library. C'è qualcuno che sta facendo un rave party nella biblioteca. Un fantasma che si sta divertendo. Allora, qui che cosa abbiamo? Panchina, panchina. Questo... non lo so. Nel dubbio. La statua a posto. C'è sempre stato il nome, The Thinker. Sì, The Thinker vuol dire il pensatore. È stato dal pensatore, però c'è sempre stato. The Thinker. Interruttore c'è. Qui? Non lo so, non mi convince. Non mi convince affatto. Tu? Sei sicuro di essere stata lì sempre tutto il tempo? Sì. Oh mio Dio. Non vedo niente, raga. C'è proprio corto. Male. Ok, questo è abbastanza ovvio. È caduto. Questo era Spider-Man dei poveri. Non lo so, mi sbatteva le chiappe in faccia. Sono pieno, c'è sempre stato. Mi convince. Un lampione così nel mezzo del nulla. No, c'è sempre stato. Forse devo segnalare la testa. Beh, mi viene di segnalare la base, a me viene, però. Magari devo segnalare la testa. L'ora. Sono quasi le 4, sì, è giusto. Ok. Questa porta c'è sempre stata. Perché altro non avrebbe molto senso. Una porta così. Non mi pare. Oddio, sì, non c'era. Bastardo che gioca con i con i miei sentimenti. Anche questo non mi pare ci fosse. 1 e 2. No, no, anche questo è uno stronzo. No, c'è sempre stato. What the fuck? Così che su due piedi. Non vedo niente. Cagare. Ok, tutto a posto. Tutto a posto. Due porte? Non mi ricordo. Adesso, dopo le due porte di prima, non mi fido di nessuna porta ormai. O tu sei un impostore. Magari sono i bagni, per carità, però. Nel dubbio. Sto piatto. Non era d'oro. Nessuna idea. Accorto di idea. Qui non sembra essere cambiato nulla. Non sembra essere sparito nulla. 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, erano 5 le borse? O 4? Forse erano 4. Io mi ricordo 4. Allora, tu sei di troppo, mi sa. Sì, tu sei di troppo. Qui che cosa... ok, qui sono sparite le librerie. abbastanza ovvio. Sono sparite le librerie. Prima c'erano, sì, prima c'erano. Ok, ottimo. Un'altra anomalia sistemata. L'ora sembrerebbe a posto, non sembrerebbe andare al contrario. Beh, tutto a posto. Non vedo niente di diverso. Mi sembra che qui sia un po' troppo vuoto, come se fosse sparito qualcosa, però non credo. Tu sei sempre stato così. Non mi pare avesse la scritta sopra. Forse no, è una mia impressione. Il pavimento è sempre stato di questo aspetto? Probabilmente sì. Però non mi ricordo. Di nuovo, ritorniamo allo stesso principio di prima. Il cielo? Sì, nel dubbio. Però è vero, si sta facendo giorno, sono le 4:30 e si sta facendo giorno, l'avete notato? Diciamo che c'è un altro studente che vuol prendere parte alle lezioni. Vabbè, potevi nasconderti un po' meglio nell'ombra, però è sui, no? Perché comunque nascosto nell'angolo, facile da vedere per carità, ma non è immediato. Ah, tu sei a posto, forse tu non c'eri. Aspetta un attimo che risolviamo. Tutto a posto qui.
Nulla di nuovo. Auditorium tutto a posto. Ah no, tutto a posto un cazzo, è sparita tutta la roba qua. Stavo per contare le borse come prima, no? Ma è sparito proprio tutto. Ok, l'abbiamo. Vediamo adesso, adesso di sicuro è tutto giusto. 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5 cartelle. 1, 2, 3, 4, tutto a posto sembrerebbe. Sì, non vedo nulla di diverso. Ok, ok, siamo d'accordo, siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Adesso... vediamo, ok, sta andando bene, l'ora, qui. Ah, una bella università, però è strano comunque, cioè è un lavoro che farei, cioè, veramente, scoprissi che mi pagano 20 ore all'ora, 20 ore, 20 euro l'ora, solo per guardare le videocamere e segnalare le differenze, guarda, dove invio il curriculum? Sono più che qualificato, ho completato tutti i Finance at Freddy's, tutti gli Observation Duty, ho giocato ad Alternate Watch, sono più che qualificato, signore, sono pronto, pronto. Non vedo l'ora di iniziare. Ok, qui abbiamo un problema di luci. Lights, lobby. Aspetta che OBS... ok, tutto a posto. Problema di luci, risolto. Risolto. Qui. Niente di strano. Non so, perché comunque... sembra quasi tutto identico, però allo stesso tempo... lampione non credo sia un problema perché non mi metterebbero mai una segnalazione così lontana, vedete, così vicino. Qui qualcosa è sparito, è troppo chiaro. Qui c'erano delle scritte sulla lavagna, vero? Qualcosa è cambiato. No, le luci sono troppo forti, mi sa. Aspetta un attimo, lights lamp, sono troppo forti le luci, c'è qualcosa che non mi convince. No. Mi hai praticamente scaraventato a terra così. Ok, questo non c'era. Grazie per avermelo dato così ovvio. No, questo tizio non c'era sullo schermo. Chiaro come il sole. Abbastanza facile. Qui che cosa abbiamo? Nada de nada. No, sono le C. Alla grande. Non lo so, c'è troppa luce, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Non è sempre stato così. Qualcosa non mi convince. Qui non sembra essere cambiato nulla. Tre sedie. Come se... ok. Allora sì, è una cosa che inizia proprio l'ultima ora. Questo rumore costante. L'avevamo visto anche nell'ultima puntata. Aspetta, le sedie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sono tutte. Tutto a posto. Non vedo niente. A posto. Oh, non sembra essere cambiato nulla. Cioè, a meno che non sia sparita qualche fiaschetta, va bene, al dubbio. Ma non credo. Tutto a posto. Loro sono uguali. Oddio, ci sono troppe. Ah no, aspetta. Gurgling, growling. Ok, qui abbiamo dei problemi. Oddio, sto per perdere. Ci sono troppe anomalie che non sto notando. Maledizione. Qui? Ok, questa barella non c'era. Ci sono troppe anomalie, mi sta dicendo. Rischi di perdere, maledizione. Ottimo. Questo è sempre stato così. Ci sono troppe anomalie. Il problema qual è? Non ne vedo neanche una. Non è sparita qualche panchina? Non mi sembra. Oddio mio. Dammi qualcosa di ovvio, Frank. Se no perdo. Qui è sempre stato buio. Non c'era la luce qui. Mi sa che ci sia un problema con la luce. Però ho già segnalato un problema di luci. Oddio. Non era così buio. Cazzarola. Airbanco dici? Te voglio bene assai. Ma non so che cosa segnalare. E mi sa che perderò. Perché non mi dai niente di ovvio. Oh, segniamo questo, mi sembra sospetto. Così. Tattico. No, raga, io veramente non vedo niente di diverso. Ok, questa la lavagna era pulita. Mi ricordo perché l'ho segnalata dicendo che era vuota. E io mi ricordavo le scritte. Invece al contrario. Ottimo. Problema risolto. L'orologio sta andando bene.
29, mi sembra di sì. Qui. Nulla, Sei tu? Sto per perdere. Non farmi perdere a quest'ora, che se no sono guai, Che se no sono guai te le faccio passare proprio di cotte e di crude. Porca miseria. Ma diventa sempre più tosto, Questo posto. So, credo sia sparito qualcosa lì, però non ho tempo per pensarci. Non vedo niente. Qui tanto meno. Qui sembrerebbe tutto a posto, l'orologio si muove normale. Sembra a posto. Mannaggia a te, maledetto gioco. Quest'albero non c'era, grazie. Quest'albero non c'era, 100%. Ottimo lavoro. Dai che ci siamo quasi, ci abbiamo quasi fatto. Dobbiamo sopravvivere solo un altro po'. Sai cosa? Segniamo sta tatteca tatticamente. Non mi convince. No, tutto a posto. La grande. No, mi sembra sia cambiato nulla qui. Tanto meno qui. Tanto meno qui. No, proprio zero. Immaginate se ci mettessero anche una dark mode pure su questo di... come su Alternate Watch. Non sarebbe male, immaginate, muovere col mouse la torcia e notare le piccole differenze. Sarebbe carino. Molto carino. E c'è la miseria. Non vedo nulla di diverso. Non vedo nulla di diverso. Oh oh. C'è il silenzio mortale. Ok, è ripartito. Meno male. Mi sento più al sicuro quando fai casino. Raga, se voi vedete qualche differenza fatemelo sapere nei commenti, perché io ora come ora sono accorto di idee. Aspetta, lobby 2, 3, 4, 5, 6. No, è sparito qualcosa. Cos'è sparito? È sparito, coso, camera malfunction? Classroom, è sparita. È sparita la classroom della videocamera. Vabbè, ce l'ho fatta. È sparita la classroom della videocamera, ragazzi. Che maledetto. Proprio all'ultimo. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Beh, questo è quel che conta. Che bello. Che bello, non me l'aspettavo che avrei vinto il primo tentativo, perché era veramente una mappa molto, ma molto, molto varia. Tosta. Però mi sono divertito molto, quindi la nostra puntata termina qui. Grazie per il gol, figo, mi auguro di vedere la prossima serata in horror. Non dimenticate che siete migliori, vi auguro il meglio.